I vampiri energetici. Chi sono i ladri di energia e come difendersi? Che cos'è il vampirismo energetico? Hai mai sentito parlare di vampirismo energetico? Questa definizione bizzarra ma decisamente efficace indica una forma di manipolazione psicologica, per cui una persona detta vampiro energetico o vampiro emotivo sottrae a un'altra energia psichica, emotiva e in ultima istanza fisica. Il vampirismo energetico può essere attuato attraverso l'atteggiamento adulatorio. In pratica il vampiro energetico ti riempie di complimenti, ma lo fa solo per ottenere la tua fiducia e la tua benevolenza e avere quello che gli serve. In realtà non ti vuole bene e non ti stima, anzi probabilmente è geloso di te e della tua vita e vorrebbe che le cose ti andassero male. All'opposto, il vampirismo energetico può manifestarsi attraverso il ricatto emotivo. Il vampiro energetico ti fa sentire responsabile per lui e i suoi problemi e fa crescere in te un senso di colpa, tale da sentirti obbligato ad ascoltarlo e dargli supporto, al punto da mettere in secondo piano te stesso e le tue esigenze. In tutti i casi il risultato è lo stesso: mentre tu spendi tempo e risorse per lui, lui non fa nulla per te. Il vampiro energetico non è davvero interessato alla tua opinione, ai tuoi consigli, al tuo aiuto, ma in cerca di attenzione e conferme. Ascoltare non importa e tantomeno cambiare, e si trascina in un loop che ti lascia frustrato, nervoso, stanco e con la sensazione di avere buttato via tempo, parole ed energie per niente. E l'aspetto peggiore è che non è solo una sensazione, ma la realtà dei fatti. Come riconoscere i vampiri energetici? Diversamente dai loro colleghi letterari e cinematografici, i vampiri energetici non sono ipersensibili alla luce e non hanno i canini sporgenti. Di conseguenza, riconoscerli e tenerli alla larga non è facile. Tuttavia, presentano alcune caratteristiche che ti possono mettere in guardia. Di solito i vampiri energetici si atteggiano a vittime e attribuiscono tutti i problemi che li affliggono a fattori esterni. Non si assumono mai la responsabilità delle loro azioni e di eventuali fallimenti e si lamentano di continuo di come la sorte si accanisca contro di loro, spesso e volentieri in modo teatrale. Altri tratti tipici dei vampiri energetici sono narcisismo, egocentrismo ed egoismo. Inoltre sono permalosi e svalutanti. Poiché sono molto concentrati su se stessi, i vampiri energetici non sanno ascoltare e non sono interessati agli altri, hanno una spiccata tendenza a raccontare bugie e negare la verità e di solito offrono su di sé un'immagine perfetta e di successo che il più delle volte è antitetica alla realtà. Per ottenere la fiducia e la benevolenza delle loro vittime si mostrano disponibili e amichevoli, scivolando facilmente nell'adulazione. D'altra parte covano malcenati sentimenti di invidia e risentimento e tendono a restaurare rapporti soffocanti, assillando gli altri con la loro presenza e con le domande come «Ce l'hai con me? Ho fatto qualcosa di sbagliato?» Quest'ultimo atteggiamento è particolarmente insidioso perché ti può indurre a credere che si preoccupino per te. In realtà è un modo per tenerti sotto controllo. Chiedendoti se ti hanno deluso o fatto arrabbiare, mirano a instillare in te il senso di colpa nei loro confronti e a fare vacillare la tua capacità di valutazione delle persone e delle situazioni. Come difendersi dai vampiri energetici? È possibile difendersi dai vampiri energetici? Per tua fortuna la risposta è sì. Per prima cosa devi riconoscerli, Può sembrare banale, ma come hai avuto modo di capire, sono abili manipolatori e sanno come mimetizzarsi in modo da non essere scoperti. Identificarli diminuisce il potere che esercitano su di te e ti permette di affrontarli evitando le loro trappole mentali. Il secondo passo consiste proprio nell'uscire dal circolo di adulazione o colpevolizzazione che ti hanno stretto intorno. Non è vero che sono le vittime predestinate di tutti e di tutto, e tu non devi farti carico di loro e dei problemi che hanno o dicono di avere. Se hai passato ore ad ascoltarli e a dare loro consigli e non hanno mai provato a cambiare, non stare a perdere altro tempo, non lo faranno mai, perché è l'atto di lamentarsi che li appaga. Riprenditi la tua vita e i tuoi spazi e metti fine agli atteggiamenti sprezzanti. Il comportamento svalutante e punitivo che hanno nei tuoi confronti è dettato dal fatto che loro sono così, che loro sono o si sentono inadeguati. Non sei tu quello sbagliato e che deve darsi da fare per essere accettato e amato. Raddrizzare un rapporto basato sul vampirismo energetico è molto difficile, per non dire impossibile. La cosa migliore sarebbe chiuderlo. Tuttavia, se non ci riesci e non te la senti, devi attrezzarti per non ricadere una seconda volta nella trappola. Perché i vampiri energetici non cambiano e dopo aver pianto calde lacrime di pentimento torneranno a comportarsi come prima. Sei sicuro di poter evitare l'incantesimo che già una volta ti ha soggiogato?